primo giorno del Forum Risk Management in Sanità, all'Arezzo Fiere e Congressi. L'avvio del Forum è stato con l'intervento del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma oggi è stata un'occasione importante per discutere con tutti i colleghi del Servizio Sanitario Nazionale che si ritrovano qui su base annuale di cosa ci sta insegnando la pandemia e di come da questi insegnamenti poter far tesoro per rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Credo che il primo elemento importante da ricordare è il ruolo fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che anche durante questa pandemia ci ha aiutato a gestirla, ed è importante che lo rafforziamo partendo dalla prevenzione, partendo dalle cure domiciliari, dalle reti di assistenza, sapendo che le reti devono essere flessibili in funzione della domanda, da quella acuta a quella cronica degenerativa, dall'importanza di avere un'integrazione sociosanitaria. Al centro del forum il PNRR, le proposte per il futuro della sanità e le attività di contrasto alla pandemia, una su tutte, la campagna di vaccinazione. Devo dire che da un po' di giorni tornano a aumentare anche le prime dosi e questo mi fa piacere, significa che persone che avevano dubbi, insomma, stanno in qualche modo superando questa diffidenza e si stanno vaccinando, e anche questa è una buona notizia, diciamo, e quindi mi auguro che altre persone seguano questo esempio, e quindi stiamo andando avanti con l'organizzazione della campagna di vaccinazione. Avremo probabilmente, diciamo, anche il via libera per il target tra 5 e 11 anni, diciamo, dal mese di dicembre, probabilmente attorno al 20, 22, 23 dicembre, e ci attrezzeremo anche per costruire un canale dedicato per le bambine e bambini, perché è giusto, diciamo, che ci sia una organizzazione adeguata, diciamo, alla presa in carico anche di questo target di popolazione. Il forum andrà avanti fino al prossimo 3 dicembre. Domani avremo gli assessori regionali di tutte le regioni, avremo 80-100 tra i direttori regionali, avremo tutte le professioni sanitarie. Insomma, il forum, sono contento, come vedete, è la dimostrazione che c'è bisogno di confrontarsi, c'è bisogno di avere idee nuove, c'è bisogno di avere proposte concrete, perché c'è sentito e avvertito l'esigenza di una grande riforma del sistema sanitario. Spero che da qui partano idee e proposte per questa riforma.